Il borgo medioevale di Montalto Pavese, in provincia di Pavia, è ubicato nel territorio dell'Oltrepò Pavese, in Lombardia. Secondo recenti scavi archeologici, venne eretto come insediamento da parte di coloni romani e successivamente trasformato in uno dei distretti rurali dell'Oltrepò Pavese. Nel 1164 passò sotto il dominio di Pavia. Viene denominata come la regina dell'Oltrepò Pavese per la sua posizione dominante sulle prime colline sopra Casteggio. Tra le frazioni del feudo è citata anche Villa Illibardi, dove si trova l'attuale chiesa di Santa Maria Cisterna, restaurata nel XVIII secolo. Al suo interno conserva una pregevole tela del Cinquecento. Nel nucleo dell'antico centro storico si può ammirare il Palazzo Cristina, risalente al XII secolo, e vari edifici nobiliari e rurali. Nelle sale del palazzo è stato allestito il Museo delle Api. Nelle sale espositive è possibile accostarsi all'evoluzione delle tecniche di apicoltura nel corso del Novecento attraverso uno specifico percorso didattico sul mondo delle api. Interessante è la chiesa parrocchiale del XVI secolo dedicata a Sant'Antonino. Al suo interno si possono ammirare varie pregevoli opere d'arte. I lavori per erigere il castello di Montalto Pavese iniziano nell'anno 1593. Venne eretto un imponente palazzo signorile sulle fondamenta di un'antica costruzione del V secolo. Tra le tracce della fortificazione passata spicca la grande torre quadrata, il mastio dell'antico castello. Due giardini circondano il maniero, uno all'italiana e l'altro all'inglese, ombreggiato da boschetti. A fianco del castello si erge la chiesa con due torri campanarie. Il maniero è di proprietà privata. Presso la Costa del Vento è da visitare la Cappelletta della Madonnina. È meta di numerosi turisti e appassionati di parapendio. Si gode di un panorama unico verso la pianura e verso gli Appennini, che disegnano la conformazione del territorio. L'attività prevalente è la viticoltura, che con i suoi vigneti disegna l'affascinante bellezza del paesaggio. Per terminare la visita al borgo medievale è consigliata una degustazione dei prelibati vini, apprezzati a livello nazionale, accompagnati da salumi e prodotti locali deliziosi.